Ho preso 5 uova, ho diviso gli albumi dai tuorli e adesso monto gli albumi a neve ben ferma. Gli albumi sono pronti, per sapere se sono montati perfettamente, facciamo questa prova. Avevi paura, Beh, un po' eh? sì. E adesso li mettiamo in frigo da parte. E adesso montiamo i tuorli con 80 g di zucchero grezzo, ma va bene anche quello normale. Ora prendiamo 200 g di farina di mandorle e quindi la aggiungiamo gradualmente nel composto di tuorli e zucchero, mescolando sempre delicatamente. Mi raccomando, teniamoci vicini anche gli albumi che abbiamo preso dal frigo, così quando il composto diventa più, diciamo, corposo e più denso, cominciamo a incorporare anche gli albumi, così otteniamo un composto bello cremoso. Quindi alterniamo farina di mandorle e albumi. Ci siamo, il nostro impasto è pronto, guardate quanto è bello cremoso. Adesso dobbiamo solo aggiungere 6 g di lievito per dolci e poi mettiamo anche la buccia grattugiata di un limone piccolo. Le torte limonose mi piacciono un sacco, Diana. Limonose, beh, mi piace questa. Ora prendiamo uno stampo quadrato da 22 cm e io l'ho ricoperto con un foglio di carta da forno. E adesso versiamo l'impasto all'interno. Livelliamo un po' il nostro impasto così cresce uniformemente in forno. E ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 20 o 25 minuti. Allora, nel frattempo possiamo preparare la crema con quale andremo a farcire queste buonissime merendine. Quindi prendiamo un contenitore alto e stretto e all'interno ci mettiamo 160 g di bevanda vegetale. Può essere di mandorle o di soia, scegliete quella che preferite. Poi aggiungiamo anche 20 g di olio. Anche qui scegliete un olio neutro, mi raccomando. Aggiungiamo un cucchiaio di succo di limone, 2 cucchiaini di zucchero a velo. E ora aggiungiamo 6 g di farina di semi di carrube. Aggiungiamo questo ingrediente per rendere la nostra crema più cremosa, siccome non è una vera panna questa, ma è una panna proprio senza latticini, come tutte le nostre ricette, ve lo ricordo. E quindi se non avete la farina di semi di carrube potete usare anche la farina di guar, cioè la gomma di guar. E comunque questi ingredienti li potete trovare nei negozi biologici o alcuni supermercati più forniti, ecco. E come ultimo ingrediente assolutamente facoltativo aggiungiamo dell'essenza di rum. Io vi consiglio sempre di aggiungere qualche aroma in più perché renderà tutto più buono, ovviamente. Scegliete l'aroma che preferite, anche della vaniglia va bene, o in questo caso del rum come ho fatto io, del limone, scegliete voi. E ora frulliamo il tutto col nostro frullatore immersione. Perfetto, ci siamo ragazzi, adesso vi faccio vedere la consistenza. Dovete frullare per almeno 2-3 minuti, perché più frullate, più attivate questo addensante e la crema diventerà perfettamente cremosa e densa. Ecco. Ecco qua la consistenza Wow! perfetta. Ragazzi, ci siamo, abbiamo sfornato il nostro pan di Spagna, io ce l'ho proprio qui sotto, sento il profumo buonissimo, ma prima di farvi vedere tutto, ragazzi, supportateci, lasciateci un mi piace a questo video, condividetelo perché ci date una mano immensa a far conoscere i nostri video e le nostre ricette a più persone. Ed ecco qua il nostro pan di Spagna, prontissimo, l'abbiamo fatto raffreddare, mi raccomando fatelo anche voi perché è importante prima di tagliarlo. E adesso lo mettiamo. Sul tagliere cerchiamo di rimuovere delicatamente la carta da forno. Mamma mia ragazzi, fatto praticamente soltanto con le mandorle, Eh sì, senza nessun guardate, tipo di farina, guardate che bello. sofficissimo, perfetto proprio. Ora non ci resta che tagliarlo a metà perché poi andiamo a farcirlo. Quindi delicatamente, con molta attenzione, cerchiamo di ricavare due metà abbastanza uguali. Una volta fatto questo passaggio andiamo direttamente a ricavare le nostre merendine. Quindi dividiamo il pan di Spagna a metà, prendo prima le misure, fatelo anche voi, mi raccomando, e poi tagliamo. Facciamo la stessa cosa anche con questa metà, la dividiamo ulteriormente a metà. Ragazzi, ho una voglia di provare questa ricetta che è qualcosa di incredibile. Bene,
Beh, dai, quasi pronta, quasi pronta. E ovviamente facciamo la stessa cosa anche per l'altra metà, la dividiamo Esatto. ulteriormente a metà. Giriamo il tagliere e qua la tagliamo solo a metà, così ricaviamo praticamente 8 Merendone più che merendine. merendine. Merendone, vero? Abbiamo tagliato la nostra prima merendina e adesso la andiamo a... Farcire. E quindi andiamo con il nostro strato di crema. Mamma mia, che profumo, ragazzi. L'andiamo a chiudere. Ci Mazzo! siamo. Che acquolina. Finiamo con dello zucchero a velo. E ci Mamma mia, siamo. ragazzi! Sono praticamente Ci identiche! siamo. Guardate! Bellissima. Avanti, trovate la differenza tra queste e quelle praticamente che trovate in commercio, a parte come è fatta. Gli ingredienti, direi che è la differenza più Direi che il risultato è grande. una bomba. Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Io sono pronta per assaggiare. Vai. Mamma mia, ragazzi. No, vabbè. Com'è? Oh mio Dio. Sì? Una nuvola. Chi ne vuole una?